lavoro minuzioso e particolare che ha ridato luce al tempietto che racchiude l'icona della Beata Vergine delle Grazie all'interno del santuario di Pesaro. L'inaugurazione del lavoro di restauro e ripulitura è stato organizzato da Confartigianato Ancona, Pesaro Urbino, restituendo di fatto alla città un importante valore per la comunità pesarese. L'iconografia sacra rappresenta un riferimento di preghiera per salvarsi da calamità ed epidemie mortali come la peste e la colera, ottenendo miracoli e grazie. Per tanti secoli l'abitudine di preghiera alla Madonna continua anche oggi. Il lavoro di restauro offerto da Confartigianato e compiuto da Costruzioni Enrico Mancini SRL è voluto essere un segnale di forte vicinanza, stima e affetto ai pesaresi. Un segnale importante per Confartigianato Ancona Pesaro Urbino. L'idea è quella di valorizzare un tempio così importante della Madonna delle Grazie, per cui Pesaro è così legata, è un dono alla città di Pesaro. Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino rappresenta ovviamente imprese, imprenditori, ma persone, quindi comunità. E in questo momento per la comunità di Pesaro e della provincia di Pesaro, così fortemente provata in questa era Covid, è un segnale importante che noi volevamo offrire per evidenziare la vicinanza che la nostra associazione ha a questo territorio. L'intervento ha riguardato un team di esperti avvalendosi del contributo di una restauratrice che ha collaborato al progetto. L'intervento ha interessato prevalentemente la parte superiore, dove c'era uno sporco importante, tanto che addirittura i capitelli, che sono quelli più evidenti, no? Bianchi, erano completamente neri, mentre la parte bassa era quella più pulita. E quindi ecco, l'intervento, ripeto, ha interessato prevalentemente la parte del timpano, dei capitelli e della lunetta, sopra proprio l'immagine della Madonna. La colomba era colorata di bianco e lo sfondo completamente nero, così come la scritta "Nos protege", lo sfondo era nero. E quindi l'intervento è stato completamente a bisturi.